Buonasera, nuova edizione del nostro giornale, ma subito la sigla e i titoli. Dal fondo di solidarietà previsto dal decreto Calabria 60 milioni per le aziende sanitarie e ospedaliere, gli stanziamenti maggiori vanno alla Dulbecco di Reggio, 10 milioni di euro. L'Istat restituisce il grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi sanitari, le regioni del sud in basso alla classifica, Reggio Calabria il dato peggiore. Il vice capo della polizia Rizzi a Catanzaro nella giornata dedicata alle vittime dell'odio lancia l'allarme contro l'antisemitismo. Gli episodi sono aumentati del 100%, presente anche la viceministro Vandaferro. In tantissime a Rendano per la tappa cosentina di Matteo Renzi. Noi facciamo la differenza in Europa, le altre candidature sono finte. Il futuro si chiama Stati Uniti d'Europa. La sottosegretaria di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bertamotto, ha visitato le realtà produttive di Corigliano Rossano, sottolineando l'impegno del governo a favore del Mezzogiorno. Il flusso dei turisti stranieri non è interessato alla Calabria, lo si evince da uno studio elaborato da Istat e Ministero del Turismo. Le presenze sono ferme a quelle del pre-Covid. Mentre a San Giovanni in Fiore sono iniziati i lavori per migliorare il manto erboso dello stadio, il Cosenza pare sempre più intenzionato a trasferirsi a Cascia. Intanto il tecnico del Catanzaro Vivarini è tentato dal Cagliari. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la sanità. In apertura di questa edizione del nostro giornale, 60 milioni di euro per le aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria a fare la parte del leone, la Dulbecco di Reggio Calabria per la quale sono stati stanziati 10 milioni di euro e si tratta del fondo di solidarietà previsto dal decreto Calabria. Al capezzale della sanità servono risorse per migliorare i servizi per le aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Arriva il contributo di solidarietà inserito nel decreto Calabria, legge nazionale, che prevede misure urgenti per la nostra regione. In totale 60 milioni di euro, in particolare circa 9 milioni destinati all'ASP di Cosenza, 4 all'ASP di Crotone, 7 milioni, anzi quasi 8 per l'azienda sanitaria di Catanzaro, circa 5 per quella di Vibo Valentia e 9 milioni per l'ASP di Reggio Calabria, 6 milioni e mezzo destinati all'azienda ospedaliera di Cosenza, 10 milioni e mezzo alla Dulbecco di Reggio, è la cifra più alta, e 7 all'azienda ospedaliera di Reggio Calabria. Obiettivo delle risorse stanziate con un decreto del Presidente della Regione è il miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e il raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari. Due i criteri individuati per definire l'importo indicato per ogni singola azienda. Si tratta della valutazione degli indicatori LEA del 2023 rispetto al 2022 e la produzione sanitaria. Intanto l'Istat restituisce il grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi sanitari. Le regioni del sud sono in basso alla classifica, a Reggio Calabria il dato peggiore. I passi avanti della sanità calabrese non bastano per il momento a colmare il gap con le altre regioni, non soltanto nei livelli di prestazioni, ma anche nell'immaginario collettivo, nei livelli di soddisfazione dei cittadini per i servizi sanitari. Il focus realizzato dall'Istat sulla qualità della vita nelle città italiane nel 2023 fotografa un paese spaccato in due. Le città settentrionali presentano percentuali di cittadini soddisfatti per la sanità che superano in quasi tutti i casi il 60%, mentre le città del sud sono tutte inferiori al 50%. Le quote di soddisfatti per i servizi sanitari oscillano tra il 30 e il 40% a Napoli, Catania, Palermo, Messina e Cagliari. Percentuali ancora più contenute sono rilevate a Sassari, Taranto e Reggio Calabria, che con il 18,2% riporta il valore minimo. In una situazione intermedia si trovano invece Roma e Genova con percentuali attorno al 50%. Il gradimento più alto, oltre il 70% per i servizi sanitari, si registra a Bologna, seguita da Verona, Firenze, Trieste e Parma. Una situazione difficile da sovvertire. I punti critici dell'assistenza ospedaliera nella medicina territoriale sono ancora tanti. Uno studio condotto dalla UIL Servizio Politiche Sociali e Welfare, Sanità, Mezzogiorno, sul processo di attuazione degli investimenti del PNRR che interessano la missione salute e riguardano le case della comunità e la presa in carico della persona, la casa come primo luogo di cura e telemedicina, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia delle sue strutture, dimostra che senza l'arrivo di risorse immediate da Roma, il piano rischia di fallire.
Contrastare ogni forma di odio, oggi a Catanzaro la giornata voluta dall'Osservatorio Nazionale che comprende le forze dell'ordine, polizie e carabinieri impegnati nel contrasto dei reati specifici. In questo momento, secondo quanto emerso dall'incontro, sono aumentati in maniera esponenziale gli episodi di antisemitismo. In questo momento abbiamo un aumento degli episodi del 1000% di antisemitismo che sono legati ai noti fatti in Medio Oriente e che hanno visto anche una reazione da parte delle forze di polizia che hanno dovuto aumentare il livello di attenzione e di vigilanza. Anche qui è un problema culturale, un problema di rispetto della multietnicità, della multireligione e anche di questo l'osservatorio si occupa e anzi è forse in questo momento il tema di cui si occupa maggiormente. Lo avete sentito, percentuali che ci riportano indietro nella storia e tristemente nell'attualità, quelle sull'antisemitismo pronunciate a Catanzaro dal vice capo della polizia Vittorio Rizzi, che è anche presidente dell'OSAD, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, istituito nel 2010, è uno strumento interforze. L'iniziativa alle vittime dell'odio nella sala della cultura del Palazzo della Provincia della città capoluogo. Obiettivo è portare alla luce e far riflettere sui fenomeni discriminatori, ma anche sulla prevenzione e le azioni per contrastare i reati che hanno questa matrice, compresi quelli di genere. È un'iniziativa importante per mettere in campo ciò che l'osservatorio fa rispetto, insomma, a tutte le forme di intolleranza, a tutto ciò che oggi deve essere percepito dalle forze di polizia in termini di formazione su queste grandi sfide del nostro tempo, che significa reati troppo spesso rispetto al credo, rispetto all'orientamento sessuale, che diventano intolleranze ma che nel tempo poi possono diventare dei veri e propri reati. All'incontro massiccia la presenza delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, che insieme potenziano le attività di contrasto e prevenzione, reati che spesso sono specchio della società dell'odio. E proseguiamo con la politica. In tantissimi al Rendano per la tappa cosentina di Matteo Renzi. Noi facciamo la differenza in Europa, ha detto. L'Europa è fondamentale per il Sud e soprattutto per la Calabria perché offre grandi opportunità. Questo è il pensiero di Matteo Renzi, il cui tour elettorale con i suoi Stati Uniti d'Europa ha fatto tappa a Cosenza. Dal Teatro Rendano l'ex Presidente del Consiglio, sostenuto anche dal sindaco di Cosenza Franz Caruso, ha sottolineato la centralità dell'Europa ed ha criticato la scelta delle altre forze politiche i cui leader presenti in lista, in caso di elezione, non siederanno nel Parlamento europeo. Penso che l'Europa decida delle vostre vite, l'Europa decida dell'agricoltura, della pesca, delle infrastrutture, della sanità. Cioè, se in Calabria ci sono delle opportunità da prendere sull'agricoltura, la pesca, le infrastrutture e la sanità, queste opportunità vengono dall'Europa. Quindi noi dobbiamo mandare in Europa delle persone che davvero ci stanno. Noi abbiamo invece tutti gli altri partiti, penso a Meloni, penso a Schlein, penso a Tajani, che fanno delle candidature finte. Loro si candidano per non andare in Europa. Questo è inaccettabile ed è il grande punto di forza degli Stati Uniti d'Europa. I nostri candidati, se eletti, ci andranno davvero. Non sono mancate poi critiche nei confronti della Lega, sia sui temi legati all'autonomia differenziata, sia per l'attacco al Presidente della Repubblica Mattarella. Penso che la Lega sia uno scandalo. La Lega è uno scandalo per l'autonomia, la Lega è uno scandalo per le posizioni che dicono meno Europa, quando le nostre aziende, gli agricoltori, la nostra sanità ha bisogno di più Europa e degli Stati Uniti d'Europa, ma soprattutto la Lega è uno scandalo perché accusare Sergio Mattarella significa indebolire l'unica figura di garanzia di questo paese. Io sono orgoglioso di aver portato Sergio Mattarella alla guida della Presidenza della Repubblica 9 anni fa e penso che questo dimostri che gli Stati Uniti d'Europa vogliono bene alle istituzioni, la Lega no. La sottosegretaria di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha visitato la città di Corigliano Rossano. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, poi la sottosegretaria ha ribadito l'impegno del governo a favore del Mezzogiorno.
Tour nella Calabria del Nord-Est della sottosegretaria del Ministero delle Imprese del Made in Italy Fausta Bergamotto, la rappresentante di Fratelli d'Italia, ha visitato le realtà produttive della Sibaritide. Questo è un territorio meraviglioso, un territorio che va valorizzato, dove ci sono delle realtà produttive importanti. La sottosegretaria ha ribadito poi l'impegno del governo a favore del Mezzogiorno, sottolineando l'importanza di semplificare le procedure burocratiche e di incentivare gli investimenti. Bisogna porre i territori nelle condizioni di poter lavorare, di poter produrre. Quindi la ZES unica va esattamente in questo senso, prevede delle misure importanti sia dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, ma anche e soprattutto dell'occupazione, per cui c'è in particolare anche la possibilità di poter assumere per gli imprenditori persone che non hanno lavoro da almeno 24 mesi con degli sgravi contributivi importanti se queste persone superano i 35 anni di età. Ma al di là di queste sono misure specifiche relative alla ZES, è la sinergia che conta e che vale. Ad accompagnarla in questo tour della Piana il senatore Ernesto Rapani, che ha ringraziato la sottosegretaria per l'attenzione prestata alla città di Corigliano Rossano e per essersi impegnata nel sostenere il progetto del lungomare più lungo del mondo. Chi mi conosce sa che quando metto una cosa in testa purtroppo non la mollo finché non ci riesco. Il ministro Musumeci, al quale per la prima volta lo abbiamo proposto, lui ha detto che ha voluto, considerato che è un ministro senza portafoglio, ha creato il tavolo del CIPOM, che è composto da tutti i ministeri, proprio perché tutti i ministeri devono convogliare, e mi sembra di aver capito che il sottosegretario Bergamotto ha detto che per quello che è le loro competenze sono a completa disposizione. Parliamo adesso di turismo, che a quanto pare in Calabria è ancora ai livelli pre-Covid. Lo si evince da uno studio elaborato da Istat e Ministero del Turismo. Il turismo in Italia nel 2023 ha macinato numeri importanti, segnando un po' dappertutto un record storico per questo fondamentale settore, tranne che in Calabria, con fette di territori che restano sotto i livelli pre-Covid. La nostra è l'ultima delle sette regioni in cui ancora sembra essere fermi al 2019, segnando un meno 18,3%. Peggio di noi il Molise, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Toscana, la Campania e la Basilicata. Dati che emergono dal report congiunto tra il Ministero del Turismo e l'Istat. Cifre che si spalmano a livello nazionale, facendo registrare l'anno scorso 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze nelle strutture ricettive. A guidare la classifica il Nord-Est, con 177 milioni di presenze, pari al 39,2% del totale nazionale, a seguire il centro e il Nord-Ovest. Qualcosa sembra non funzionare e stridere se consideriamo le bellezze paesaggistiche, storico-architettoniche e culturali, oltre al clima favorevole della Calabria. Territori che non suscitano neanche appeal sugli stranieri. Quasi ovunque la componente estera, dopo il periodo pandemico, è tornata a essere più cospicua rispetto ai clienti non residenti in Italia, toccando nel 2023 il 52,4% delle presenze turistiche. Ma ancora una volta, stando al report, la nostra regione ha una componente spiccatamente domestica, un dato in linea con le regioni meridionali, ad eccezione della Campania, dove le presenze di clienti italiani è del 69%. La ristorazione collettiva e commerciale ha incrociato le braccia anche in Calabria, lo sciopero nazionale indetto dai sindacati. Anche la Calabria ha aderito allo sciopero nazionale indetto da CGIL, CISL e UIL dei lavoratori delle aziende dei settori della ristorazione collettiva e commerciale. Il luogo scelto dalle sigle sindacali è stata la mensa dell'Università della Calabria. Il contratto nazionale è scaduto da oltre 3 anni e le associazioni datoriali hanno di fatto interrotto la trattativa per il rinnovo. Le associazioni che rappresentano le aziende come questa che lavora all'Unical di Cosenza, a un certo punto della trattativa del rinnovo stavamo chiudendo il contratto, significava dare risposte alle lavoratrici e ai lavoratori, significava dargli salario, diritti e riqualificazione del settore dopo anni che non vedono il rinnovo. Siamo al terzo anno di scadenza del contratto. Dicevo, queste associazioni datoriali decidono di rompere il tavolo, decidere con un gesto abbastanza sgarbato nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici di dire non, quel tavolo non ci rappresenta, vogliamo, non chiudete il contratto. Invece la risposta delle lavoratrici e dei lavoratori è stato lo sciopero oggi. È un contratto che deve essere rinnovato immediatamente per far recuperare potere di acquisto delle
delle retribuzioni e soprattutto per aumentare la qualità e la classificazione del personale. Noi qui rappresentiamo dei lavoratori che quotidianamente vengono spremuti come dei limoni, lavorano al caldo, lavorano davanti a dei forni, davanti a dei fornelli, servono e cucinano centinaia di migliaia di pasti al giorno, e noi riteniamo che questi lavoratori debbano avere la giusta dignità, la giusta retribuzione. In Calabria i lavoratori delle mense sono oltre un migliaio, alcuni dei quali, ad esempio quelli delle scuole, lavorano per 9 mesi l'anno. Nei restanti si trovano senza alcun compenso. E questa è un'altra delle questioni sulla quale i sindacati intendono intervenire. Già domani ho un incontro a Cosenza con la Vivente, con la responsabile della Vivente, per affrontare proprio questa tematica del mese che vengono impiegati questi lavoratori. Cioè non più chiediamo un aumento di 12 mesi, non di 9, così come a molti altri lavoratori. Andiamo adesso a Mirto Crosia, dove nella notte ignoti hanno effettuato un raid vandalico all'interno dell'istituto comprensivo. 22 PC rubati, erano nuovi di zecca, fotocopiatrici e stampanti rotte, vetri infranti, porte blindate completamente rovinate, una scuola distrutta e il bollettino dei danni causati da un raid vandalico nell'istituto comprensivo di Mirto Crosia, pubblicato dalla dirigente Rachele Donnici sul proprio profilo Facebook. La preside questa mattina si è recata a scuola e ha scoperto quanto avvenuto nella notte. Insieme alla direttrice dei servizi generali e amministrativi ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che sono intervenuti per avviare le indagini. Non si tratta del primo episodio di vandalismo che interessa la scuola di Via del Sole. Già nel settembre scorso l'istituto aveva subito altri atti che avevano portato ad avviare una gara per l'installazione di un sistema di videosorveglianza non ancora operativo a causa dei lavori di adeguamento antisismico previsti per la scuola. Hanno distrutto il suppelletto, il frigorifero che c'era, e soprattutto hanno anche rotto parte dei PC, parte rubati, parte rotti. È stato rotto anche un impianto wifi, cioè è stato un attacco distruttivo, cioè un voler colpire al cuore la scuola. Ho voluto fare questa intervista per dire che la scuola non si ferma, perché la scuola qui nel nostro territorio è un presidio di legalità, è una scuola di eccellenza, è una scuola che andrà avanti. In mattinata abbiamo ripristinato il tutto. Domani mattina sarà pronta la wifi. Ci è stata regalata gentilmente una porta, la porta blindata che è stata distrutta, la stanno installando. Gli operai del comune stanno ripristinando i vetri e i privati ci hanno già regalato 10 PC, altri 3 o 4 i professionisti della zona stanno facendo una raccolta per darceli e per poter ripristinare il laboratorio. L'ho voluto aggredire la questione per far capire la scuola non si ferma, nessuno è in grado di fermare la scuola o di intimidire l'azione di legalità agita che la scuola porta avanti da un bel po' di tempo. La nostra regione invecchia e non c'è ricambio generazionale, i dati allarmanti illustrati nel corso di un convegno Gioia Tauro. Calabria regione di vecchi, così come il resto dell'Italia, nella nostra regione nascono sempre meno bambini e non si copre il cambio generazionale. Solo un dato su tutti, nel nostro paese la soglia dovrebbe essere 2.4, la Calabria si attesta intorno all'1.2, esattamente la metà. Negli ultimi 20 anni poi sono mancati 162.000 ragazzi tra i 18 e i 34 anni che hanno deciso di lasciare la Calabria per trovare fortuna un altrove. Questo ha acuito il gap. Nella provincia di Reggio su 100 pensionati soltanto 75 sono popolazione attiva, quindi il decremento sia delle nascite e sia lo spopolamento delle nostre zone creerà sempre di più problemi sul welfare e quindi su tutto quello che sono gli aspetti economici. A Gioia Tauro si è svolta la terza edizione dell'appuntamento annuale dedicato alla preservazione della fertilità con le strategie per far nascere il futuro, dalla prevenzione e dalla conoscenza, un problema che non riguarda solo il campo medico, bensì anche quello sociale ed economico. Al GATIC, che è una struttura sanitaria da oltre 35 anni ed un fertility center tra i
più attrezzati e apprezzati del sud, si sono dati appuntamento medici, professionisti e operatori da tutta la Calabria per discutere e indicare soluzioni possibili. Oggi sempre più coppie purtroppo si rivolgono ai centri di procreazione medicalmente assistita perché hanno bisogno di un aiuto per concepire e oggi grazie alle tecniche, grazie alla scienza, molte coppie riescono ad esaudire il loro desiderio che è quello di ottenere una gravidanza. È importante che la procreazione assistita sia inserita nei LEA sia per le strutture pubbliche che per quelle private e quelle private accreditate, proprio per agevolare questo incremento delle nascite che è fondamentale per il futuro di noi italiani. E adesso lo sport con il calcio di Serie B, ore decisive per le due squadre calabresi. A Cosenza si ragiona sul ritiro, mentre a Catanzaro Vivarini è tentato a quanto pare dal Cagliari. Ecco questa mattina il sopralluogo del presidente della provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, sul campo del Valentino Mazzola, dove sono iniziati i lavori così come preannunciato. Un passaggio questo che mira a convincere la società rossoblu ad accettare la Sila come location per il ritiro precampionato. Si lavora alacremente per mettersi in linea con le aspettative del club, anche se la società abruzia nelle prossime ore potrebbe già ufficializzare il ritiro di Cascia. L'attivismo della presidente della provincia, che vorrebbe portare gli atleti con la casacca rossoblu nel cuore della Sila, potrebbe quindi rivelarsi infruttuoso, anche se ultimando l'impianto di San Giovanni in Fiore, l'obiettivo è anche quello di rendere disponibile la struttura per altre compagini che già in passato hanno scelto di iniziare proprio qui la loro avventura per la nuova stagione. Sentite le parole di Rosaria Succurro, che sono quasi come un messaggio rivolto ai dirigenti dei Lupi Silani. Abbiamo iniziato i lavori di rifacimento del manto erboso, tanto allo stadio Valentino Mazzola di San Giovanni in Fiore quanto a quello di Loriga. Attendiamo ora le squadre, il Cosenza, i nostri Lupi o le altre squadre che volessero proprio allenarsi e fare il ritiro nella nostra meravigliosa Sila. A Catanzaro adesso, dove difficilmente la società riuscirà a trattenere mister Vincenzo Vivarini. Il tecnico infatti sembra essere finito nel mirino del Cagliari per il dopo Ranieri. Anche qui dunque, come a Cosenza, sono ore concitate perché finito il torneo occorre lavorare a sprombattuto per chiudere al meglio tutte le caselle che appartengono all'organizzazione di una squadra di calcio, a cominciare dallo staff tecnico a quello dirigenziale, per finire poi nel mese di luglio con la scelta dei calciatori. A Castrovillari adesso, dove è stato presentato il film Calabria. Un naufrago approdato in Calabria, privo di memoria, si ritrova a percorrere luoghi, incontrare personaggi di strada e del mito greco che lo accolgono con la loro umanità. Questo Calavria, il film documentario regia Cristina Mantis con Ivan Franek, che racconta di un sud del mondo dove passato e presente convivono in una Calabria inedita e inesplorata e dove, secondo gli studi dello storico tedesco Armin Wolf, Ulisse fece suo ultimo passaggio prima di tornare a Itaca. È dimentico di sé, di se stesso, la propria identità, però comincia a vagare in una Calabria nuova, una Calabria inedita, in una dimensione arcaica in cui affiora il mito, la storia e in cui quindi la dimensione invisibile comincia ad avere pari valore rispetto a quella visibile. Lui non sembra essere confuso da tutto questo, ma interagisce con i personaggi reali della vita quotidiana, così come con quelli del mito, con Circe, con Pitagora, con quelli della Magna Grecia, come se fosse la stessa cosa. Possiamo la prima pietra per una nuova era, l'unione della Grecia e della Magna Grecia. Qual è il messaggio che vuole passare attraverso Calabria? Questo naufrago, questo Ulisse, che noi chiamiamo Ulisse, ma può essere qualunque persona, anche noi siamo stati Ulisse in giro per il mondo. Come se lui trovasse nella nostra regione tanti valori che si stanno perdendo, si sono persi, che l'umanità, l'accoglienza, quindi vengono messi molto in evidenza questi aspetti, che noi ci sentiamo parte di quello, voglio dire. Siamo comunque per l'accoglienza.
Ed è davvero tutto, grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.